Ciao a tutti, con questo video vorrei parlare del seduttore fake, del seduttore da strapazzo, dal seduttore imparato o dal seduttore che si crede un seduttore. E le donne hanno un sesto senso per riconoscere gli uomini finti, quelli che interpretano una parte, cioè le donne mettono subito, accendono il metal detector e nell'immediato si accorgono che hanno a che fare con un buffone, perché poi è quella la figura che fa, quella di un buffone. E forse a causa del mito, del falso mito della seduzione, no? Per sedurre non devi essere te stesso, falso. Per sedurre devi imporre te stesso, anzi, devi dare un valore e mettere in rilievo quelle che sono le tue caratteristiche, i tuoi punti di forza. Ovviamente si possono cambiare e variare i comportamenti nella seduzione, ma rimanendo sempre se stessi e non interpretando un altro personaggio, perché farete la figura degli sfigati, più sfigati degli sfigati, sarete derisi, sarete schifati. Quindi ricordatevi che il seduttore e la seduzione sono in simbiosi e sono una cosa unica, no? Si unisce la seduzione al seduttore o il seduttore si unisce con la seduzione. L'irriverenza, la sfacciataggine, state attenti perché molte persone, soprattutto molti uomini, per sedurre finiscono per sentirsi dire: ma chi si crede di essere quel cesso idiota? Quindi, cari uomini, se non volete cadere nella banalità, nella derisione, nell'allontanamento ed essere schifati, sappiate coltivare voi stessi, i vostri punti di forza uniti alla seduzione. Altrimenti potrete mettere in atto tutte le strategie un po' così campate in aria come tanti uomini oggi fanno, no? Le provano un po' tutte per vedere appunto cosa succede, no? E però, insomma, non si chiamerebbe l'arte della seduzione se la seduzione non fosse un'arte. Quindi non basta essere imparati, tra virgolette, fare corsi di seduzione, non basta pensare di essere un seduttore, non basta improvvisarsi in una parte che proprio non vi appartiene. Con questo video è tutto, un bacio dalla Pink.